Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi scopriamo insieme dei gessetti profumati. Allora, il prodotto che ho utilizzato per realizzare questi gessetti è la marmorina, che già vi ho mostrato in un altro video, ed è la marmorina della Prochima. E questa è quella bianca e poi ho utilizzato anche quella color cotto e l'ho voluta utilizzare per fare appunto il colore dei biscotti che vedete un po' qui. E come tutti quanti i gessi, questa marmorina va mischiata con dell'acqua. Se vi interessa un tutorial, ce ne sono tantissimi già su YouTube. Se vi interessa un tutorial su come realizzo i gessetti profumati, fatemelo sapere, che io sempre ve ne faccio uno, non ho problemi, lo sapete. Quindi voi ovviamente non potete sentire l'odore che c'è, però sono profumati, ve lo assicuro. Li utilizzo poi per magari metterli come decorazioni per la casa, oppure li utilizzo per metterli negli armadi e per profumare le robe. E ho utilizzato soprattutto il profumo alla lavanda, che mi piace tantissimo, e alla vaniglia. Li ho fatti di vario colore, quindi iniziamo subito a scoprirne qualcuno. E vi avvicino, così vedete meglio. Allora, questo stampo non l'ho utilizzato neanche mai con la resina, è la prima volta che lo utilizzo. Allora, eccolo qua. Ho avuto un po' di difficoltà nel toglierlo. E infatti sulla confezione anche dava delle indicazioni per utilizzare degli stampi in silicone. Però mi piaceva troppo la forma di questo stampo qui e veramente è stupendo. Voi in fotocamera lo vedete un po' più chiaro di quello che in realtà è. Vi assicuro che è un rosa più scuro. Questo odore di lavanda, mamma mia, quanto odore di lavanda! Poi andiamo con questo stampo qui, che neanche questo l'ho mai utilizzato. Non vi mostro prima questo. Questa è una coccinella. Ah, non me ne ero accorta. Praticamente c'era un po' di smalto che avevo utilizzato per decorarlo con la resina. Vabbè, cercherò comunque di colorarlo, anche perché appunto volevo farlo nero. Comunque non sono uscite bolle e mi piace la cosa. Poi vediamo quest'altra coccinella. Questa dovrebbe essere pulita. Che carina! È carinissima, non ci sono bolle, veramente mi sto emozionando. E come vedete, lasciano un po' dietro di sporco, cioè un po' di polvere. Però col passare del tempo poi si asciugano del tutto e non ne lasciano. Io poi, se in caso questi no, vabbè, vanno bene, però se in caso c'è qualche imperfezione, poi uso della carta abrasiva molto leggera per appunto andare a limare e a sistemare tutti i bordi. Poi vediamo questa farfallina. Aiuto, ho paura di romperli. No, vabbè, meravigliosa. Bellissima. È stupenda. Carina. Anche il colore volevo vedere sempre chiaro, però in realtà vi assicuro che è più scuro. E quelle in cotto le vediamo dopo. Andiamo avanti. Questo stampo è pesantissimo, mio Dio. Guardate quanto gesso c'è? Che bella! È una rosellina. È uscita solamente una piccola bolla che sembra un pallino nero, però è molto carina. Poi vediamo quest'altra che è sempre di questo colore. In realtà questa è più rossa. Carina! Carino questo cuoricino. Molto bellino. Poi andiamo col celeste. Bello! Ma sono contentissima, non sono uscite neanche delle bolle. Io avevo visto dei video su YouTube che utilizzavano la marmorina e praticamente gli uscivano delle bolle. E invece a me non è uscita neanche una. Questo è meraviglioso. In dei sacchetti poi sono veramente anche dei regali bellissimi da fare a qualcuno. Questo è non so che forma sia, è sempre un fiorellino, però non vi so dire che fiorellino sia. Molto carino, questo anche molto bello. Per colorarli, se ve lo state chiedendo, ho utilizzato i gessetti perché ho provato varie cose e gli smalti non vanno bene perché in acqua si separano.
cioè non si amalgamano bene. Ho utilizzato i gessetti e anche i colori acrilici. Questa è una stella, una stella su una stella su una stella, vari strati di stelle, molto carina, una stella azzurra, mai vista, però è molto carina. Ovviamente poi i colori rimangono sempre color pastello perché diciamo che il bianco, cioè il gesso è bianco, quindi comunque va sempre sul pastello, anche se magari utilizzo dei gessetti scuri. Questo non so come definirlo, mi sembra un budino, ma forse sarà un fiore particolare, non lo so. Però questo qui è anche molto carino. E infine, col gesso bianco, ci ho fatto questo. Ah, che carino questo! È sempre una specie di tipo, non lo so, non so come definirlo. Poi passiamo a quelli che ho fatto con la marmorina cotto. Color cotto e mi sembra appunto un color biscotto e quindi ci ho fatto questo bellissimo. Ecco, io poi magari ci coloro la parte di qui, visto che credo che sia un girasole, con del giallo e lascerò questa parte in marrone, però mi piace molto. E visto che aveva un color biscotto, non potevo che non fare questo stampo dei biscotti. Quindi abbiamo una piccola. No, sono uscite le bolle qui. Ma no, era così carino. Vabbè, abbiamo un piccolo biscotto che qui è tipo, non lo so. E qua invece il colore è uscito abbastanza. Poi abbiamo un piccolo cupcake che poi colorerò. È un cupcake al cioccolato. Molto carino. Sì, devo dire che è molto carino. Un avanzo qui, non so di cosa, di teiera, non so cosa sia, sembra un fungo, o se forse faccio così sembra un vaso. È carino. Poi abbiamo il barattolino di miele. Carino. Questo è uscito bello. Sì, magari poi ci scrivo Honey sopra. Non so se con il gesso posso scriverci qualcosa sopra, devo provare. Poi la sveglia, non mi veniva il nome, molto carina anche questa. Devo dire che questa marmorina riprende fedelmente tutti gli effetti. Quest'altro biscottino, ok. Poi abbiamo quest'altro cupcake che è sempre sullo stesso stile dell'altro, molto carino. E poi infine abbiamo un altro vasettino di miele. Che carino! Queste sono delle idee geniali anche per delle bomboniere o le segni a posto per vari eventi. E infine, visto che abbiamo il colore, insomma, tipo, che ne so, della pelle, però diciamo più scura. Vediamo un po', posso fare sempre qualcosa di decorazione per la casa. Sto già vedendo il culetto del bambino pieno di bollicine. Oh mio Dio! No! No, è uscito pieno di bolle. Questo è il risultato. Lo stampo è molto buono perché è ottimo, cioè tutti quanti i dettagli ci sono. Guardate che carino questo bimbo con i piedini. Guardate i piedini, i dettagli delle dita dei piedini. E solamente che sopra c'è uscito tipo delle mega bolle. Sono stata io forse che non ho fatto bene. Guardate, c'è uscita un po' una bolla. Però i dettagli sono impressionanti. Cioè, guardate la manina come sta. Com'è così verso la bocca. Guardate. Quindi, niente, ragazzi. Queste sono tutte le creazioni che ho fatto con la marmorina. Quindi, sono i miei gessetti profumati. I miei preferiti sono questo qui, sicuramente. E la farfallina. E anche il bambino non mi dispiace, anche se magari c'è qualche bolle. Fatemi sapere qua giù nei commenti se volete magari che vi realizzo un tutorial su come realizzo questi gessi profumati. Fatemi sapere che se questa nuova rubrica dei gessetti profumati vi piace. Io vi mando come sempre un grosso bacio. Ci vediamo nel prossimo video. E mi raccomando, fate bravi. Ciao!